Da sempre gli uomini si sono posti la domanda su che cosa sia la giustizia. Non sono mai riusciti a darsi una risposta. Forse questo è anche rassicurante, perché così l'aspirazione alla giustizia diventa inesauribile. Non conoscere una risposta porta l'uomo a cercarla sempre. È molto più facile invece dare una definizione di ingiustizia, perché le ingiustizie le abbiamo provate tutti. E potremmo dire, forse, che la giustizia è ciò che cerca di riparare le ingiustizie, evitarle. Ciò che cerca di farci ragionare su quello che accade quando un'ingiustizia viene compiuta. Fin da bambini capiamo cosa sia un'ingiustizia e le ingiustizie provocano un moto di ribellione, esigono una risposta, esigono che accada qualcosa che possa evitare che quell'evento si ripeta ancora. Storicamente la giustizia è stata fatta coincidere con la retribuzione del male. Se l'ingiustizia è male, la giustizia è fare del male a chi ha fatto del male. Questo modello abita ancora oggi la giustizia dei tribunali, alcune forme di giustizia in famiglia o a scuola. Chi sbaglia deve pagare. Lo sentiamo dire continuamente sui giornali, alla televisione. Aver pagato il debito con la giustizia attraverso la ritorsione di un male. Applicare una pena che fa soffrire per ristabilire la giustizia. Se ci soffermiamo ad osservare questo modello, se usciamo da una dimensione emotiva, potremmo renderci conto che non si può fare giustizia in questo modo, riproducendo sul reo ciò che ha fatto alla vittima. Le ingiustizie hanno bisogno di riparazione, e riparare vuol dire fare qualcosa che equivalga al bene, a qualcosa di positivo. Ripetere il male genera un male doppio, molto difficile che possa generare giustizia. C'è da capire bene che cosa si intenda per condanna, perché se la condanna è uno strumento, e cioè un passaggio, un percorso, perché la persona innanzitutto riconosca la propria colpa e in relazione a questa intenda un cammino anche di comprensione di quello che è stato, non soltanto il suo atto ma anche le conseguenze, allora la condanna di per sé può e deve avere un valore evidentemente rieducativo. Se la condanna viceversa è una costrizione della persona ad uno stile di vita, ad una condizione che assolutamente limita la libertà senza aggiungere nulla rispetto a questo, allora la condanna assolutamente si slega dal concetto di colpa, si slega dalla visione della persona come soggetto redimibile, si slega da quello che la società dovrebbe in termini educativi conservare anche nei confronti delle persone che hanno commesso reati per molti aspetti, per molte questioni, inconcepibili e inconciliabili con un vissuto di cittadinanza, di comunità e di giustizia più diffusa. La condanna evidentemente ci deve essere, ma deve essere inserita in un percorso di natura educativa profonda, perché ogni persona rispetto alla condanna che ha ricevuto abbia anche la possibilità non soltanto di sentirsi schiacciata da questa, ma anche accompagnato in un destino, in un futuro diverso. E in questo senso mi piace pensare che legata alla condanna non ci può essere una visione cronica legata a questa, ma una visione dinamica, una visione, se vogliamo, promozionale della persona e del futuro che la persona comunque conserva. Oggi i processi sono esclusivi, espulsivi, quindi ecco l'emarginazione come quel risultato perverso, tragico, di persone che poi si trovano fondamentalmente sole, senza nessuno, in un contesto nel quale non si sentono più né appartenenti né riconoscenti, ad affrontare poi i loro problemi con tutto quello che possiamo immaginare in termini di sofferenza pesante. Ma certamente la colpa non deve essere confusa con il valore e la dignità della persona, ovvero la persona può anche commettere un atto con un conseguente delitto sul piano penale, ma non per questo la persona deve essere squalificata e non considerata come tale a fronte di quello che ha compiuto e quindi della colpa connessa all'atto che ha messo in atto. Questo vissuto di vulnerabilità, questo vissuto di fragilità spesso non è compreso dalle persone ed è spesso è colto e vissuto soltanto quando ormai il livello di sofferenza è molto alto. E qui si inserisce una doppia dimensione, cioè quella della personale, cioè del fatto che la persona ha e vive una dimensione di fragilità con quello di un riconoscimento o di un vero, ovvero di un non riconoscimento
da parte della società che spesso pone queste persone ai margini. Ecco allora l'emarginazione come un doppio percorso, personale e comunitario, nel quale la persona non riesce più a trovare quegli strumenti, quegli elementi per, se vogliamo, dirsi cittadini, per riconoscersi appartenente ad un contesto nel quale anche le sue fragilità sono accolte e accompagnate. Laddove intervengono questi forti drammi, c'è proprio una rottura. Allora, gli interventi sono in linea a dare continuità, a far da ponte tra quello che è il passato, il presente e il futuro, cioè per dare continuità alle persone, perché solo dando continuità io riesco a rafforzare l'identità della persona. Penso che il trauma possa essere davvero quell'evento, possa essere quella opportunità che permette alla persona di riconoscersi non sola in un contesto nel quale sentirsi appartenenti, ma anche riscoprire le possibilità, le opportunità, le positività, le forze, le risorse che possono essere messe in campo. Se il trauma e la crisi non chiudono la persona su se stessa, allora ogni evento, anche un evento profondamente traumatico, può permettere alla persona di liberare forze nuove, di scoprirsi capaci di opportunità e di risorse impreviste. In questo senso, come non pensare che il trauma e le crisi e evidentemente anche il travaglio che attraversa queste persone possa permettere anche alle persone stesse di vedersi, di sentirsi riaggregati in un percorso nel quale costruire un senso diverso di quello che sta accadendo, forse una forma nuova di comunità, una nuova forma di società, forse un modo nuovo e interessante di generare capitale sociale. Tutto questo discorso io lo faccio non come esperto di diritto internazionale, come avvocato, come magistrato, perché io sono un medico e quindi posso solamente raccontare le esperienze e le percezioni che io ottengo lavorando in certi contesti. È avvenuto questo reato ed è avvenuto magari per un problema della persona che ha commesso il reato. È possibile risolvere grazie ad interventi di attività psicologica, di attività di recupero sociale. Non è assolutamente possibile, dopo che è avvenuto il sistema, recuperare invece le vittime in situazioni più grosse come le violenze a sfondo etnico, sessuale oppure religioso e culturale. Il processo penale tradizionale è fondato sulla separazione del reo dalla vittima. Una separazione tra chi invece è irrimediabilmente unito dall'evento delittuoso che non avrebbe dovuto accadere. Reo e vittima, loro malgrado, condividono una biografia. Quell'evento riguarda la loro vita e li lega. Evidentemente non possiamo mettere sullo stesso piano una vittima e un carnefice, ma non dobbiamo dimenticarci che comunque sia la vittima sia il carnefice sono delle persone che hanno una profonda, una stretta necessità di ritrovarsi su un piano molto profondamente, molto umano. Altrimenti il rischio è quello di classificare il carnefice come la persona senza la quale, o meglio, nei confronti della quale non sarà mai possibile un perdono e nei confronti della vittima non sarà mai possibile il perdonare. Invece bisogna trovare delle strategie, delle soluzioni, perché le persone poi alla fine si incontrino riconoscendo quello che si è fatto e riconoscendo dall'altra parte il percorso compiuto anche di redenzione. Una redenzione che non è semplicemente l'ammissione di una colpa, ma è l'ammissione di aver causato danno alla vita delle persone e di aver causato danno a quello che poteva essere il futuro di una persona a fianco ad un'altra. Questo deve essere riconosciuto, altrimenti il rapporto vittima-carnefice si banalizza e, come spesso viene fatto, si chiede il perdono quando ancora non c'è un'elaborazione del vissuto e di quello che è successo e della gravità dell'atto stesso, non soltanto sul piano materiale ma sul piano profondamente umano e della dignità dell'altro. Bene.
nell'ambito della cosiddetta giustizia penale internazionale, partirei da questo punto. Intanto sono stati tre i modelli che si sono alternati. Un primo modello è stato il modello delle amnistie, cioè per voltare pagina bisogna dimenticare, bisogna resettare tutto e quindi bisogna esercitare questo oblio anche rispetto alle responsabilità. Un secondo modello è esattamente opposto, è stato quello di istituire una giustizia di stampo retributivo, quindi il modello di una giustizia del processo, quindi una giustizia legittima con le garanzie anche per gli accusati, ma fondata sull'idea che bisogna punire i colpevoli. Il terzo modello è il modello che ha inaugurato Sudafrica, che rimane a mio parere l'esempio più importante, anche più positivo, più bello di una giustizia di transizione di altro genere. Cioè il Sudafrica ha introdotto sì delle leggi di amnistia, ma non da sole. Ha legato l'amnistia all'emersione piena, totale, delle verità. Quindi ha una confessione piena delle responsabilità compiute. La Commissione Verità e Riconciliazione del Sudafrica è un esempio straordinario. Il Sudafrica ha capito, grazie anche a personalità estremamente significative come quelle di Nelson Mandela, di Desmond Tutu, che hanno voluto la Commissione Sudafricana, che proprio un paese dove c'era stato un regime di apartheid vuol dire separazione, fosse assolutamente necessario invece rilanciare un'idea di unità, di superamento della separazione. E Sudafrica quindi sull'idea dell'unità del corpo politico sudafricano, cioè di questo popolo multicolore, la nazione arcobaleno, the Rainbow Nation, questa unità dovesse essere affermata proprio nel punto più difficile, più drammatico, quello della risposta ai crimini commessi nel nome dell'apartheid. E quindi ha istituito una commissione per la verità e per la riconciliazione, legando la riconciliazione alla verità, cioè alla forza, al coraggio sia dei perpetratori di dire, di fare una full disclosure, una piena confessione di fronte alle vittime e alla comunità, ma anche il coraggio delle vittime di ascoltare queste verità, verità insopportabili molto spesso. Uno dei motti della Commissione Sudafricana, questo verso di Emily Dickinson, quanta verità siamo capaci di sopportare, siamo disposti a sopportare. La giustizia riparativa credo che possa essere definita nel modo migliore e forse anche più corretto e più formale possibile, avvalendosi della definizione che forniscono le stesse Nazioni Unite. Viene definita in modo molto efficace e semplice come qualsiasi procedimento nel quale il reo, la vittima e, se opportuno, qualunque altro componente di una comunità partecipano insieme attivamente ad un lavoro costruttivo sugli effetti distruttivi provocati da un reato. Interessante che in questa definizione delle Nazioni Unite si sottolinea come questo programma sia caratterizzato dalla libertà, dalla volontarietà, dalla partecipazione di tutti gli interessati. Quindi proprio nel luogo tipico dell'afflizione, la giustizia penale, la giustizia riparativa vuole introdurre un percorso libero, volontario, consensuale. La giustizia penale tradizionale è punitiva, quindi è reocentrica. Se non c'è il reo, perché non viene scoperto, perché muore, non si può fare giustizia. La giustizia riparativa invece ha molti programmi, per esempio forme di mediazione indiretta con vittime o autori di reato aspecifici, cioè persone che hanno commesso o subito reati simili. E questo per esempio può avvicinare i diretti protagonisti di una vicenda a persone che hanno attraversato vicende simili. E si fa proprio nei confronti delle vittime che rimangono senza una risposta dalla giustizia penale istituzionale. A me piace sempre far osservare come partecipare insieme attivamente per costruire qualche cosa dopo un evento negativo sono esattamente i termini e le parole tipiche della democrazia,
che ha bisogno di libertà, di partecipazione, di responsabilizzazione. Mentre non appena ci avviciniamo alla giustizia penale tradizionale, che è fatta di sanzioni, punizioni, manette, ferri, blindi, muri, cinte, intercinte, braccialetti elettronici, ci allontaniamo tantissimo dagli ideali di una democrazia e ci avviciniamo tragicamente a forme legittime, talora addirittura necessarie, di contenimento di azioni criminose, ma che assomigliano molto alla violenza che il diritto penale vuole combattere e non a quegli ideali che la giustizia penale di uno Stato democratico vuole invece affermare. Io, dicevi, sono solo in quanto sono riconosciuto da un altro. Il riconoscimento quindi permette l'esistenza del sé e l'esistenza dell'altro. Hegel dice se io nego l'altro, nego me stesso. Nel rapporto carnefice-vittima è alto il rischio di iniziare una lotta che Hegel considera una lotta continua, che ha come fine l'eliminazione, possiamo dire simbolica, potrebbe essere anche fisica, dell'altro. Quindi la sfida della giustizia riparativa è allora fare in modo che carnefice e vittima si incontrino, si riconoscano. Per il carnefice riconoscersi significa riconoscere di essere portatore di una colpa, per la vittima significa riconoscere di essere portatrice di una ferita. Ma la cosa fondamentale è che si devono riconoscere entrambi portatrici di un dolore. Perché dovrebbero fare questa fatica di guardarsi negli occhi e non preferire invece la separazione della giustizia penale tradizionale o la condanna? Beh, intanto la giustizia riparativa non è sempre totalmente alternativa alla giustizia penale tradizionale. Può essere un'iniezione di senso anche nella giustizia penale tradizionale, scontare una pena avendo incontrato la vittima e magari così poi ottenendo anche dei benefici rispetto al trattamento, è molto più significativo che quella solitudine di una cattività senza senso. Per la persona offesa è la chance di poter fare le domande difficili alle quali il processo penale non può rispondere, perché il processo penale è costruito attorno all'imputazione di una responsabilità colpevole cui segue una condanna e una pena, e non, diciamo, al rispondere ai bisogni e alle esigenze della vittima. La verbalizzazione nella resilienza, come la narrazione, la memorizzazione degli eventi, sono molto importanti perché fanno uscire dalla mente, dal cuore delle persone, l'accaduto. Cioè non l'ho più dentro di me, lo rielaboro traumaticamente, con sofferenza, ma il poterlo proiettare fuori, lo connoto, l'ho fuori di me, sia come colpevole sia come vittima, e essendo fuori di me, su questo fuori di me posso fare una rielaborazione. Porto l'esempio di Parents Circle Families Forum, che è un'associazione di 600 famiglie israeliane e palestinesi, un'associazione che è nata nel 1995 e che dal 1995 tenta di far avvicinare due mondi, quello israeliano e quello palestinese, feriti dal conflitto. Queste 600 famiglie sono particolari perché hanno subito un lutto. Ogni famiglia ha perso un familiare stretto nel corso del conflitto. Queste famiglie palestinesi e israeliane quindi si incontrano per riconoscersi
come portatrici di un dolore, di una ferita, e per provare a superare questo dolore attraverso che cosa? Attraverso la riconciliazione, attraverso l'incontro. Ora, quando ci sono atrocità di massa, è impossibile indennizzare tutti, è impossibile una riparazione materiale di tutti, questo è un grosso problema, molto grosso. Forse le forme di giustizia riparativa, che sono anche molto semplici, molto informali, possono consentire un ascolto delle vittime, una presa in carico delle vittime e dei responsabili anche in termini di risocializzazione, con una riparazione simbolica, che certamente non è tutto, ma che rispetto al niente può essere tantissimo. La parola chiave che spesso ritorna è riconciliazione, ma anche perdono. Allora, come dice Jankelevich, il perdono è un'intenzione di pace perpetua. E secondo me il Parent Circle è proprio questa intenzione, in realtà è una realtà che ci fa capire che la pace in Medio Oriente, soprattutto in Palestina, tra Palestina e Israele, è possibile. Secondo le statistiche, per la prima volta dopo 3 anni consecutivi, Ciudad Juárez ha perso il primato come città più violenta del mondo. Ma Ciudad Juárez non è solo questo primato, Ciudad Juárez è la frontiera. Vi spiego meglio. È l'ottavo centro più grande per estensione della Repubblica Federale Messicana, seconda città dello stato di Chihuahua, e con il suo 1.300.000 abitanti è una città che si erge tra deserto e frontiera, la frontiera con gli Stati Uniti d'America, con il Texas. Le origini di Ciudad Juárez si perdono a notte dei tempi, nell'epoca del proibizionismo, quando dalla frontiera statunitense arrivavano persone in cerca di vizi facili, di alcol, di droga, di mercato nero, di armi. Il narcotraffico sarà la chiave di lettura della città che io stesso ho visto e nella quale ho camminato a mio rischio e pericolo in 2 distinte occasioni, nel 2008 e nel 2011, facendo delle ricerche. Ma per ben capire che cosa c'è in questa città, dalla morte facile, bisogna fare un ulteriore passo indietro e tornare nel 1994, l'anno degli accordi del NAFTA. Gli accordi tra Stati Uniti, Messico e Canada, accordi di libero scambio economico, che il Messico per la prima volta nella sua storia diventasse in un certo qual senso protagonista e non più l'eterno vicino sfruttato e povero, ma uno Stato in grado di poter scendere a patti a livello economico, attraverso l'attività di lavoro alla frontiera, delocalizzazione delle imprese, le maquiladora, dedite all'assemblamento e al lavoro di merce grezza che poi sarebbe ritornata nei centri degli Stati Uniti per una lavorazione finale, allettante per gli statunitensi ma da fame per i messicani. In questo momento avviene il boom della migrazione verso il nord, una migrazione che ha come carattere il carattere della donna, donne che abbandonano gli stati poverissimi del Chiapas e del Oaxaca, consapevoli di non poter oltrepassare nel breve termine la frontiera verso un paradiso terrestre chiamato Stati Uniti d'America, si fermavano a Juárez a lavorare con turni da fame intere popolazioni, ma gli stessi juarensi che da sempre erano dediti ad altre forme di commercio, soprattutto al piccolo commercio legato al settore terziario, dei servizi e dei negozi, cercavano una maquiladora tutto ciò che lo Stato messicano e lo Stato del Chihuahua non avevano mai concesso a questa popolazione. Avviene in Messico un enorme cambiamento sociale, ma soprattutto a Juárez si inizia a inasprirsi quella che era l'illegalità. Negli ultimi 3 anni è successo di tutto. La prima volta che mi recai a Juárez vidi con i miei occhi una città devastata, sì, dal narcotraffico, una città totalmente insicura, ma viva. Nell'estate scorsa
ero costretto a girare le mie interviste, a incontrare le persone per le mie ricerche sociali chiuso dentro una macchina oppure in luoghi totalmente sicuri, poiché camminare per la strada era divenuto impossibile. A tal punto che nel 2008 il presidente della Repubblica Federale Messicana, Felipe Calderón, ha deciso di inviare l'esercito alla frontiera, l'esercito a Juarez, per sedare il massacro. La polizia federale, l'esercito, la polizia preventiva e tutti costoro si unirono alla polizia municipale e alla polizia della Stato del Chihuahua. Tantissime forze sul campo che andarono semplicemente a incrociare il loro fuoco con il fuoco dei narcotrafficanti e allo stesso tempo con il fuoco delle piccole bande, le piccole pandilla, si dice in spagnolo, di quartiere, che nella terra di nessuno cercavano di raggranellare fortuna. E proprio al centro di questo fuoco la cittadinanza juarense non sapeva più distinguere quello che era il fuoco da sempre nemico con il fuoco amico, ma i juarensi già lo sapevano e i juarensi non avevano richiesto l'esercito. Le morti aumentarono a tal punto che quasi tutti, se non tutta la cittadinanza, aveva visto e ha visto tutt'oggi un morto per la strada, messo lì come monito. Ciudad Juárez è da sempre conosciuta, quantomeno dagli ultimi 17 anni, per via del femminicidio. Inspiegabilmente, e dico inspiegabilmente perché il 77% dei casi rimangono a tutt'oggi irrisolti, ha visto morire donne. Donne di un'età compresa tra i 17 e i 30 anni, 35 al massimo. Nessuno sa chi è stato. C'è chi dice sia la polizia, c'è chi dice siano dei serial killer che vengono dal Texas e ritornano in Texas una volta finito il loro lavoro. C'è chi dice siano i cartelli per destabilizzare. Juarez è anche un punto di passaggio per i polleros, sia per coloro dediti al traffico illegale di persone per la frontiera. Ciudad Juárez è anche la città del traffico illegale d'armi. Dicevo che la città è cambiata negli ultimi 3 anni, è cambiata per tutte queste cose di cui vi ho raccontato fino adesso e è anche cambiata per l'enorme politica di paura, del terrore messa in campo da tutte le varie frange criminali presenti in città. Una cittadinanza rimasta da sola nel terrore e nella paura. C'è stato un esodo, lento e silenzioso, più di 200.000 persone hanno abbandonato la città, ma il grosso di questo 1,5 milioni quasi di persone rimane ancora lì. In una città che a lungo ha sognato uno sviluppo che neppure con le maquiladore è raggiunto, perché a tutt'oggi i servizi sanitari, la rete idrica, quindi si parla di acqua potabile, la rete elettrica, non raggiunge ancora e non arriva a coprire tutte le periferie della città. Una città che ha sognato a lungo e che si è ritrovata in un profondo incubo. Ho scelto questa città perché credo sia interessante capire quale possa essere una forma di giustizia per tutte queste persone che rimangono mutilate nel corpo e nell'anima e che si trovano senza aiuto, un aiuto concreto. Persone che non possono aver fiducia del vicino, non possono aver fiducia nel camminare per strada o prendere la macchina, perché se escono di casa non sanno se ci faranno ritorno a fine giornata. E così ben presto queste persone sono cadute nel sicariato, nelle attività illegali, nello smercio di droga. Ho pensato alla giustizia riparativa non tanto come modo per sanare una frattura sociale che è ancora difficile da sanarsi e lo sarà a lungo, credo per anni ancora, ma quanto per mettere a contatto tutta una serie di dolori diversi provati da una varietà infinita di persone con
quelle poche persone che sarebbero disposte a uscire dal circuito criminale. E per circuito criminale intendo cartelli, intendo le piccole bande, intendo la politica corrotta, la polizia corrotta. Ho scelto questo metodo, che ovviamente non potrà avvalersi di una mediazione face to face, una mediazione vittima-reo, ma solamente una mediazione più ampia, un lavoro di tipo comunitario, fondato sul riconoscimento di un dolore collettivo, perché si è perso il senso di collettività a Juarez. E credo che solo in questo contesto, che in realtà si potrebbe dire non sia il conflitto, perché non c'è stata una vera e propria guerra, ma c'è una guerra sotterranea a Juarez, è una guerra sociale, allora io vorrei cercare una riconciliazione attraverso la riparazione del danno, una comunità che si sofferma a ricordare, a pensare, a fondare tutte le sue reazioni resilienti sul ricordo e sull'accettazione di tutto ciò che è stato, andando a ricucire questo percorso e auspicabilmente incontrando dall'altra parte, quindi dalla parte di ciò che noi definiamo va male, incontrare da quest'altra parte persone in grado di fare altrettanto. La pagina più nera della storia a partire dalla Seconda Guerra Mondiale è senza dubbio scritta dalla guerra e dai conflitti che hanno toccato i paesi dell'ex Jugoslavia ed in particolare la Bosnia. Di fatto il massacro di Srebrenica è il primo crimine qualificato come genocidio dopo l'Olocausto. La tragedia di cui sto parlando si è consumata proprio in quella zona che durante la guerra era stata messa sotto la protezione dei caschi blu dell'ONU e dunque una zona dove decine di migliaia di profughi in fuga dalle città limitrofe assediate dal conflitto trovavano rifugio. Nonostante ciò, l'esercito serbo-bosniaco si è riuscito comunque ad insediare nella città, mosso da quell'ideale, da quel progetto di grande Serbia e di pulizia etnica voluto dall'allora presidente serbo Milosevic. Ed in poco tempo ha dato avvio a quella che è stata una vera e propria strage di vite. Tutti gli uomini dai 14 ai 65 anni sono stati subito divisi dal resto della popolazione. Molti sono stati uccisi immediatamente e freddamente, altri caricati su camion che poi non sono più tornati. Altri ancora hanno perso la vita nei boschi tentando la fuga e i loro corpi sono stati gettati nelle fosse comuni. Gli anziani, i bambini, le donne sono stati tutti deportati e quest'ultime lungamente e selvaggiamente violate e abusate. L'unica colpa di queste persone, se così si può definire, era quella di essere musulmani e dunque di non poter rientrare nel progetto voluto dai serbi. Gli artefici del massacro sono stati accusati di diversi crimini di guerra, quali genocidio, persecuzione e deportazione. Il presidente Milosevic venne consegnato al Tribunale Internazionale dell'Aia nel 2001 e morì nella sua cella prima di essere processato 5 anni dopo per un attacco di cuore. Il presidente serbo-bosniaco Karadzic venne arrestato dopo 13 anni di latitanza e durante il processo dichiarò che il massacro era semplicemente un mito orchestrato dai musulmani stessi per boicottare la Serbia. Il generale Mladic venne arrestato solo l'estate scorsa. Inoltre, solo nel marzo del 2010 il Parlamento serbo ha approvato una risoluzione che condanna il massacro e chiede scusa per le vittime. Prima della guerra, Srebrenica era una città attiva da un punto di vista industriale, oltre ad essere una meta per diversi turisti grazie a uno stabilimento termale e alle meraviglie del paesaggio circostante. Oggi Srebrenica è pressoché una città dimenticata, una città fantasma. Ho avuto l'opportunità di camminare per le strade di questa città stretta tra i monti e il fiume Drina che ne ricalca il confine con la Serbia e quello che colpisce più di ogni altra cosa è quel senso di forte tristezza e strozzante desolazione che si respira ad ogni passo. Ci si sente davvero molto piccoli quando ci si trova al centro del cimitero memoriale istituito proprio nel luogo del massacro.
Oggi Srebrenica è abitata da molti bosniaci che, finita la guerra, sono ritornati nella città, forse proprio per tentare di riprendere quello che era loro. A questi sono aggiunti anche molti profughi serbi cacciati dalle altre città, ed in particolare da Sarajevo, che hanno fatto di alloggi di fortuna in realtà poi la loro dimora. Di fatto queste persone, queste famiglie costituite per lo più da donne rimaste sole con i loro bambini, vivono in condizioni ancora ad oggi molto precarie. Le case in cui sono tornate sono comunque dismesse e non sono mai state ricostruite del tutto, e il livello di povertà è comunque molto alto. Tutto questo ovviamente si va ad aggiungere a quella grossa ferita psicologica che è l'inevitabile strascico della guerra e che ognuno di loro si porta dietro. Srebrenica e, insomma, anche la Bosnia più in generale vive nella memoria. Il bisogno di ricordare, di tramandare quello che è accaduto affinché nessuno dimentichi è un bisogno davvero troppo grande. Questo sentito trova la sua piena rappresentazione nel lavoro portato avanti quotidianamente dalle donne di Srebrenica. Queste sono donne, mogli, figlie e madri di persone che comunque durante la guerra hanno perso la vita. Sono donne che in prima persona hanno vissuto il massacro e sono sopravvissute. Quando mi hanno accolta nella sede della loro associazione, le cui pareti sono pienamente tappezzate delle foto di tutti gli uomini uccisi durante la guerra, hanno subito parlato del loro grosso bisogno di giustizia. Quando ho chiesto loro cosa intendessero per giustizia, mi hanno semplicemente risposto un riconoscimento della verità, un'ammissione delle responsabilità. Infatti quello che ancora oggi genera in loro molta sofferenza è il negazionismo che sempre più si sta andando diffondendo. Basta pensare che il numero ufficiale dichiarato delle vittime si aggira intorno alle 8.000, quando invece le stime reali arrivano a toccare le 10.000. Solo 6.000 vittime sono state identificate e sepolte, e le donne di Srebrenica, a rappresentazione di tutta la comunità, quotidianamente continuano nella ricerca dei corpi non ancora rinvenuti. La memoria per loro è una necessità strettamente personale, ma è anche un senso di dovere verso chi non c'è più. In realtà nemmeno l'arresto dei loro carnefici riesce a dare loro pace, proprio perché ancora ad oggi non viene ammessa la reale verità di quanto accaduto. Quello che mi hanno raccontato è che soprattutto nelle nuove generazioni si va diffondendo un sentire che va a giustificare il massacro, che va a minimizzarne le conseguenze. Infatti c'è chi oggi crede che i processi in corso in realtà siano solo umiliazione degli eroi. E qui credo che la giustizia riparativa possa realmente dare un contributo sensato. Una giustizia che possa essere definita come la possibilità di un risarcimento simbolico, dato che comunque nei fatti non esiste alcun tipo di risarcimento che possa andare a risanare quella grossa ferita che la guerra ha creato. Di fatto si potrebbe ipotizzare un incontro tra le vittime di oggi e i carnefici di oggi, ovvero quelli che sostengono e giustificano il massacro. Un'unione che permetta ai carnefici di vedere e di toccare con mano e da vicino quelle che sono le conseguenze di quanto avvenuto, arrivando così a prendere coscienza della realtà senza più negarla. Allo stesso modo le vittime, mettendo in gioco le proprie emozioni e avendo il coraggio magari di fare tutte quelle domande a cui non sono mai riuscita ad avere risposte, potrebbero magari arrivare a leggere negli occhi dei loro carnefici quel riconoscimento della verità e quell'ammissione di responsabilità che potrebbe definitivamente dare una risposta al loro bisogno di giustizia. In questo modo, forse, una volta per tutte, la Bosnia potrebbe realmente guardare al futuro. Esistono due modi per leggere un conflitto. Il primo modo è quello istituzionale, fatto di numeri, di termini tecnici, di statistiche. Questo tipo di lettura è in grado di spersonalizzare la tragedia di una guerra e di renderla appetibile per telegiornali, per libri di scuola e per i servizi di inchiesta delle televisioni. Le cifre che hanno caratterizzato il Darfur sono cifre che fanno paura.
oltre 400.000 morti in poco più di 6 anni di conflitto, oltre 300.000 sfollati, 2 milioni di profughi e 4 milioni di persone che ad oggi hanno bisogno di aiuti esterni per la sopravvivenza. Il Darfur è una regione occidentale del Sudan, un paese dell'Africa centro-orientale. È suddiviso al proprio interno in 3 stati diversi, Darfur del Nord, del Sud e Darfur Occidentale, ove si svolgerà la maggior parte del conflitto. A nord vivono principalmente tribù di origine araba, tribù nomadi. A sud invece vivono tribù stanziali, di origine non araba. La popolazione totale è di circa 6 milioni di abitanti. E se su 6 milioni di abitanti sono circa 4 milioni le persone che hanno bisogno di aiuti esterni, vuol dire che il 67% della popolazione del Darfur è completamente ignorato dal governo sudanese. È difficile trovare la ragione di un conflitto di così vasta portata. È difficile, tanto più si deve tornare indietro nel tempo per capire cosa può aver innescato un'escalation simile di violenza. Il Darfur, come tutte le aree periferiche del Sudan, vive una disuguaglianza strutturale dal centro del paese. Quando negli anni 60 il governo sudanese ha varato un programma di sviluppo per lo sviluppo rurale, nessun progetto è stato destinato al Darfur. Chi ha vissuto in Darfur in quegli anni ha potuto assistere a una politica inefficiente e corrotta che ha portato a una lenta ma progressiva emarginazione economica e politica della regione. Il Darfur si stava impoverendo, la povertà portò malcontento e il malcontento portò all'acuirsi di movimenti estremisti. Nel 1987, a seguito di una lunga carestia che portò alla morte di migliaia di persone, la classe dominante araba proclamò la supremazia della propria razza. Da quel momento scoppiarono i primi scontri tra le diverse frazioni, tra tribù nomadi di origine araba e tra tribù stanziali di origine non araba. Questi scontri avevano come motivazione il diverso utilizzo delle già carenti risorse naturali disponibili nella regione. Ma sarà nel 2003 il vero inizio del conflitto. In quell'anno gruppi armati ribelli attaccarono sistematicamente l'esercito armato sudanese, infliggendo gravi e umilianti sconfitte. A questo punto cambia totalmente la strategia del governo. Il governo appoggia militarmente la tribù nomade dei Janjaweed, che in breve tempo volge la situazione a proprio favore. A partire da quell'anno diverse inchieste delle Nazioni Unite hanno evidenziato nella regione del Darfur crimini contro l'umanità. Vengono violentate donne e bambini, vengono bruciati interi villaggi da attacchi aerei da parte del governo sudanese, viene confiscato bestiame, vengono distrutti pozzi e intere coltivazioni. Gli attacchi vedono come oggetto i neri, musulmani, cristiani o animisti, con l'unica colpa di non essere arabi. Questa ondata di violenza genera una sorta di terrore che si sviluppa a macchia d'olio in tutta la regione. Le persone scappano dai villaggi, dalle proprie abitazioni, abbandonando quel poco che già possedevano e che garantiva una difficile sopravvivenza. Fu infatti la fuga la vera nemica delle vittime. Si è stimato che nel 2004 circa 350.000 persone avrebbero potuto morire di fame o di malattia. Ancora oggi migliaia di persone vivono nei campi profughi in condizioni disumane. La situazione si è maggiormente aggravata quando nel 2008 la Corte Penale Internazionale ha condannato il presidente sudanese Bashir per crimini contro l'umanità e crimini di guerra. La sua risposta è stata quella di espellere dal Sudan circa 13 delle maggiori organizzazioni non governative che fornivano aiuto e assistenza nei campi profughi. Ad oggi la sicurezza in Darfur è sempre più a rischio. Si sono registrati attacchi ai campi profughi, atti di banditismo, rapimenti e azioni violente contro le truppe internazionali in missione di pace. Il governo sudanese si dimostra tuttora ostile verso ogni tipo di risoluzione proposta che non vada nella direzione non repressiva, forte dell'appoggio di nazioni come Cina e Russia, che vedono nel Sudan, in particolare nella regione del Darfur, un potenziale partner petrolifero. Il secondo modo di leggere un conflitto è invece un modo più umano, lontano parente di quello istituzionale. Ai numeri delle vittime si sostituiscono i volti delle persone,
le loro storie, le sofferenze che hanno vissuto, verso un tentativo di comprensione del conflitto diverso da quello che si può trovare sui libri di storia. È in questo scenario che si può introdurre un nuovo tipo di giustizia, la giustizia riparativa, appunto. L'utilizzo di una forma diversa di giustizia, una giustizia che vede l'incontro tra le parti, l'incontro tra vittima e reo, ha tanto più importanza quanto il tessuto sociale ha bisogno di essere ricostruito, riadattato ad un contesto mutato dalla violenza perpetuata. Dare la possibilità a chi ha subito ogni tipo di sopruso significa dare la possibilità all'intera comunità di chiedere perdono e di accettarlo il perdono e di farlo senza dimenticare quanto è successo, ma comprendendo il significato profondo della sofferenza, di sentirne il peso e di portarselo appresso verso quello che deve essere un futuro diverso, un futuro migliore. Il Consiglio d'Europa ha emanato una raccomandazione nel 99 proprio sulla mediazione reo-vittima, invitando tutti i Paesi membri a dotarsi di pratiche di mediazione reo-vittima in ogni stato e grado del procedimento, senza limiti e vincoli rispetto alla gravità dei reati. Nel dicembre 2007, la Commissione per l'efficienza della giustizia del Consiglio d'Europa ha emanato delle linee guida per implementare la raccomandazione sulla mediazione reo-vittima, chiedendo proprio di sensibilizzare la magistratura, l'avvocatura, i servizi sociali, le forze dell'ordine e la cittadinanza intorno all'esistenza dei programmi di giustizia riparativa e in particolare di mediazione reo-vittima. L'Unione Europea nel 2001 ha emanato un atto normativo del cosiddetto terzo pilastro, oggi superato dal Trattato di Lisbona, con questa decisione quadro sulla posizione della vittima nel procedimento penale. In questa decisione quadro viene richiesto qui in termini vincolanti a tutti gli Stati membri dell'Unione di dotarsi di leggi sulla mediazione reo-vittima anche come forma di assistenza e di tutela delle vittime dei reati. L'Italia è inadempiente, altri paesi europei invece non lo sono stati, quasi tutti i paesi europei hanno delle leggi sulla mediazione reo-vittima, parlo per esempio dell'Austria, della Germania, della Gran Bretagna, della Francia, della Spagna. Quindi la mediazione reo-vittima e i programmi in generale di giustizia riparativa possono essere ampiamente utilizzati, purtroppo non lo sono. C'è ancora un deficit di implementazione, la giustizia riparativa è ancora molto sconosciuta, si può fare molto di più con la giustizia riparativa e questo è un compito che ci riguarda tutti da vicino. La giustizia riparativa può essere utilizzata nei confronti dei minori, quindi nell'ambito della giustizia penale minorile, ma anche nel caso della giustizia ordinaria per adulti e anche nel caso dei reati gravi o gravissimi, rispettando il requisito della volontarietà. Capita quotidianamente l'esperienza di quando siamo coinvolti in una condizione di conflitto perché ci viene raccontata. Se siamo coinvolti con chi ce la racconta, se lo guardiamo, se siamo lui amici, se siamo lui vicini, è difficile giudicare con imparzialità. È assolutamente necessario, e la società ha visto questo come un passo di civiltà, far sì che la giustizia fosse esercitata senza emozioni, far sì che la giustizia fosse amministrata in un luogo in cui le emozioni non hanno casa, non hanno cittadinanza, non vengono prese in considerazione. Al contrario, questo nuovo paradigma della riparazione può incamminarsi su una strada differente. Non è il compito di giudicare, nonostante che evidentemente una riparazione significativa e seria deve avvenire all'insegna anche del bene e del male riconosciuti e distinti, ma può contribuire a far sì che in un certo senso le parti del conflitto possano riavvicinarsi.
ogni contesto richiede un adattamento specifico. La mediazione è un atto umano e come tale è sempre esistito, non è uno strumento nuovo. È qualcosa che le culture hanno sempre conosciuto. Alla radice di ogni cultura tradizionale, assieme a molti elementi vendicativi, non bisogna ignorarlo, però sono presenti a volte dei riti, a volte delle modalità di incontro. In che cosa consiste? Consiste semplicemente nell'avvicinarsi di due parti in conflitto, una davanti all'altra, alla presenza di un terzo che nel modello che noi applichiamo è un terzo plurale, un terzo che io definirei corale. Sono alcuni mediatori il cui compito non è quello di risolvere il loro conflitto, tantomeno quello di suggerire loro delle soluzioni o di dare loro dei consigli o di come dire, proporre delle alternative, né tantomeno quello di utilizzare delle tecniche. Il loro compito è solo quello di un riconoscimento incondizionato della sofferenza che è alla radice di questo conflitto, delle emozioni che questo conflitto suscita e porta con sé. Soprattutto nel contesto penale noi notiamo come la vittima possa essere riparata solo da qualcosa che l'autore di reato può dare a lei. E l'autore di reato può essere riparato solo da qualcosa che la vittima può dargli. Perché questo scambio sia possibile, è necessario però un'immersione nella profondità del vissuto. E questa profondità, diciamo, raggiungere questa profondità, e ciò è propiziato dall'incontro di mediazione. Però in ogni caso la possibilità di comprendere e riconoscere l'altro nel profondo, sentire da parte della vittima che l'autore di reato ha messo la mano sulla sofferenza che ha prodotto. Questo è l'atto di riparazione per eccellenza. Ma anche l'autore di reato, essendo la riparazione nella mediazione sempre reciproca, ha bisogno che il suo dolore sia riconosciuto, perché dietro ogni atto di violenza, dietro ogni atto di prevaricazione, c'è una radice che non giustifica, però c'è una radice di dolore, anche questa va riconosciuta. Anche il reo deve essere riparato e può ripararlo solo la vittima, mettendo la mano sul dolore della sua storia.